Si va va. Eccolo, è lui, ci è mancato non poco ieri mattina. Carlo Lazzotti, buongiorno. Mario, buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, un grande abbraccio a te. Siamo pronti per leggere le prime pagine dei giornali, ascoltare i titoli di Sky Sport 24, però non abbiamo ancora parlato di Italia, quindi volevo chiederti, Flash, prima di parlare degli argomenti del giorno, ti faccio ascoltare un piccolo montaggio di Mirko Bonocore e poi la tua su quello che, a detta di molti, è stato il momento cruciale del quarto di finale tra Italia e Inghilterra. Vai Mirko. Verso il limite, la sua ricorsa parte da lì. Van der Sar, parte Totti, la palla in gol, morbido rigore, splendido angolato, 3-0, 3-0 per l'Italia. Non sbaglia Francesco Totti, non sbaglia, 3-0. Lo ha beffato con un rigore, rigori così li tirava Van Basten, rigori quasi da fermo, il mezzo pallonetto con il portiere completo che si aspetta la conclusione forte, secca, e invece il mezzo pallonetto morbido con il portiere a terra che vede il pallone infilarsi in rete. La rincorsa colpisce la palla. Cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. 2-2, ma gli inglesi devono ancora battere il terzo rigore. I fuoriclasse fanno così, noi ne abbiamo conosciuti altri che in situazioni simili hanno fatto il cucchiaio sul calcio di rigore. Sono giocatori, sì, ovviamente Francesco Totti, sono giocatori diversi dagli altri, possono permetterselo perché sono semplicemente diversi dagli altri. E questa era, Carlo, la contrapposizione che è stata fatta tra Francesco Totti e Andrea Pirlo. Quanto ha cambiato, quanto c'è in quel calcio di rigore con l'Italia sotto, tirarlo così, quanto è stato il simbolo della svolta. E poi ovviamente anche subito una tua su Italia-Inghilterra, così ci torniamo prima di proiettarci anche grazie ai giornali verso Italia-Germania. No, assolutamente tanto. È stata probabilmente la svolta di quei rigori, perché è servito a tutti, è servito a Gigi Buffon, è servito a peggiorare l'umore di Joe Hart in quel momento, esatto. Perché poi da lì in poi non ne ha preso ovviamente più uno, ma in realtà non ne ha preso uno di tutta quanta la serie dei rigori italiani, perché Montolivo l'ha tirato fuori. È stato fondamentale, è stata anche la dimostrazione che, a differenza di quello che hanno scritto i tabloid inglesi il giorno prima, cioè l'Italia ha solo un grande giocatore Buffon, no, in campo in quel momento l'Italia ne aveva due, in realtà dall'inizio della partita ne aveva tre, perché poi è riuscito anche Daniele De Rossi, sì, nel corso della gara. Non a caso sono i tre campioni del mondo. E questo ci tolgo anche Barzagli, per carità, che anche lui è campione del mondo, però sicuramente incide meno per quanto riguarda il gioco di questa squadra di Buffon, di Pirlo e di De Rossi. Fa tutta la differenza del mondo. Tante polemiche invece stanno precedendo la semifinale tra Italia e Germania. Dal Corriere dello Sport c'è il fondo di Antonio Maglie: è stata violata la regolarità del torneo. Ma di questo e di tutto il resto abbiamo più di 10 minuti per parlarne. Prima però ascoltiamo i titoli di Sky Sport 24 per fare un sommario. L'Italia si addestra e Prandelli è felice. Questa squadra diverte e si diverte, dice, deve continuare a farlo. Io punto ancora sul gioco e su Cassano. Tutti pazzi per Pirlo, lui ha illuminato la notte azzurra, tutti i suoi colleghi lo illuminano sul web, ora è un genio da pallone d'oro e anche Totti gli fa i complimenti. Arriva la Germania con due notizie, una buona e una cattiva. Chiellini è già pronto a tornare in campo, De Rossi rimane in dubbio per la semifinale. I tedeschi vogliono la rivincita di Berlino e Özil avverte: noi ci sentiamo più forti, siamo venuti qui per vincere l'europeo, il passato non conta niente. Un diamante sul mercato, il presidente del Bologna Guaraldi lo blocca e chiede almeno 20 milioni per Ramirez. Flamini rinnova per un anno con il Milan, mentre Cosmi è il nuovo allenatore del Siena. A Londra riapre il giardino del tennis, la penetta sconfitta sorpresa dalla Giorgi, fuori anche la Brianti, Seppi e Starace, Fognini batte l'Odra, tutto facile per Djokovic e Federer. I giganti NBA sbarcano in Italia, presentata la sfida del prossimo 7 ottobre tra Olimpia Milano e Boston Celtics. LeBron intanto si gode così il suo anello. E questi erano i titoli. Carlo, vado anche a leggerti la prima pagina della Gazzetta dello Sport e poi anche il titolo del Corriere per sentire la tua. Un cucchiaio pieno d'Italia è il titolo della Gazzetta, mentre il Corriere dello Sport
sceglie Eurotrappola per l'Italia, UEFA schiava della televisione, calendario senza senso, la Germania avrà 2 giorni di riposo in più e Prandelli dice c'è disparità. Quanto conta tutto questo? Beh, quello conta perché poi anche per come è stato disegnato un po' il torneo in Polonia e Ucraina, ci sono le squadre, ad esempio l'Olanda, che hanno collezionato 17.000 chilometri percorsi tra la prima giornata e la terza giornata, quindi addirittura neanche è passata ai quarti di finale l'Olanda, però ha coperto tutta quella distanza perché gli europei, come così come i mondiali, sono organizzati da 2 paesi differenti, tra l'altro Polonia e Ucraina non sono neanche piccoli, presentano sempre delle grandi controindicazioni, e questa formula ha convinto poco perché ovviamente in semifinale sono una squadra che ha 48 ore di tempo per riposare di più. È vero che l'Italia l'aveva avute prima, però è anche vero che l'Italia, la Germania le ha adesso, cioè quando la partita conta di più, perché ci darà l'accesso alla finalissima. Conta sicuramente, non dobbiamo però togliere i meriti a questa Germania, secondo me, perché poi sbaglieremmo indirizzando proprio gli strali contro l'organizzazione dell'UEFA. In realtà bisogna sempre tenere conto che si affronta la squadra favorita di questo europeo insieme alla Spagna, ma secondo me la Germania in questo momento è più forte della Spagna. E questo, no, questo non c'è dubbio, la Germania sembra essere la migliore. È più completa, i cambi che fa... Anche i numeri lo dicono. Lo dicono i numeri, ma i cambi che fa Joachim Löw sono addirittura superiori a quelli che può fare Del Bosque. E Del Bosque può mettere dentro gente come Pedro, Juan Mata, giocatori come Fernando Torres. Però sì, la Germania le ha ancora superiori perché in realtà ha un numero maggiore di rincalzi che può inserire all'interno del rettangolo di gioco senza che venga meno proprio il gioco d'insieme di tutta quanta la formazione. È un complesso impressionante in cui i 23 elementi sono più o meno tutti sullo stesso livello. E quello è, forse non c'è quello che si staglia sopra gli altri. Per esempio la Spagna, magari qualcuno di più forte rispetto alla Germania ce l'ha già dentro nell'undici iniziale. Penso per esempio che la Germania non abbia un Iniesta, per quanto Mesut Özil stia disputando un ottimo torneo, ma lo stesso Xavi non c'è nella Germania. Stiamo assistendo a un, come al solito, ottimo Schweinsteiger, ma insomma la qualità che può mettere in campo la Spagna non ce l'ha la Germania. È anche vero che però dal punto di vista dell'organizzazione Löw la fa giocare benissimo, e anche dal punto di vista della motivazione, Carlo, sembrano più settati. La Spagna sembra un po' sazia, non so se... Non c'è dubbio, e poi soprattutto ricordiamoci che la Germania gioca praticamente in casa. È vero. Nel senso che a Danzica l'altro giorno c'era uno stadio praticamente tutto tedesco, ma soprattutto per la facilità con la quale i tifosi tedeschi possono arrivare in Polonia in pochissime ore, coprendo pochi chilometri. Quindi c'è proprio la volontà da parte della squadra tedesca, che all'interno tra l'altro ha 2 giocatori nati in Polonia come Podolski e Klose, quindi di far bene in questo europeo. Io credo che sia davvero venuto il momento della Germania dopo un quadriennio targato Spagna, quindi occhio sia a questo europeo di Polonia-Ucraina, ma occhio pure ai mondiali del Brasile tra 2 anni, perché secondo me la Germania sarà la prima favorita. Non c'è dubbio. E poi c'è un articolo interessante sulla Gazzetta dello Sport a pagina 12, firmato da Sebastiano Vernazza, l'autore anche delle pagelle, sempre degli azzurri. C'è la Fornero, il ministro del welfare, che è interrogata su Italia-Germania. Lei ha detto io ti farò sicuramente Italia, a Monti non l'ho ancora chiesto, glielo chiederò. E Vernazza scrive: ma come, Fornero non ha la certezza che il presidente del Consiglio sostenga la sua nazionale? Ha bisogno di domandarglielo? C'è la possibilità che Monti faccia l'agnostico o ancora peggio simpatizzi per i crucchi? Insomma, sarebbe davvero, non credo, no Carlo? Poi vista no, anche no, la situazione politica. Io poi tenderei però a staccare i significati politici da questa partita, perché alla Grecia non hanno portato bene. La Grecia poi ha disputato una partita piuttosto nervosa, un po' astiosa, che i giocatori tedeschi sono stati molto catechizzati sia da Joachim Löw ma sia anche da qualche elemento della loro federazione, perché non hanno mai risposto ad una provocazione, mai entrati in una polemica, in una rissa in mezzo al campo. Quindi dobbiamo evitare che assolutamente il connotato politico a questa gara. In realtà dobbiamo ricordarci di una cosa, che sarà un'Italia-Germania come è sempre stato, cioè la partita delle partite per quanto riguarda gli europei mondiali, e i tedeschi non hanno mai vinto in manifestazioni ufficiali. Quindi l'importante è ricordarsi questo, che quando si entra in campo tra italiani e tedeschi, quelli che hanno paura sono i tedeschi. E francamente poi siamo anche abbastanza stanchi di sentire tutte queste contrapposizioni tra calcio e politica. Poi immagino, pensa, dovessimo subire un
un penalty, perdere per quello, l'Italia battuta dal rigore, sconfitta dal rigore, no? Immagino. Sì, beh, sarebbero le prime cose, chiaramente. Esatto. Cioè, sarebbero le prime battute. Due parole sulla Roma, prendiamo spunto dal titolo del Corriere dello Sport che mette in primo piano proprio il calciomercato. Difesa Roma, due punti, c'è Ogbon, assalto finale all'azzurro del Toro e a Castan. Sono giorni decisivi. Oggi scade il termine per il riscatto di Marchigno, la trattativa è serrata. E ti aggiungo anche che Sky Calciomercato ha detto che è fissato un altro appuntamento per destro e che nel weekend, non l'abbiamo commentato ieri, Piero Torri sul Corriere dello Sport per due giorni ha parlato di un interessamento della Roma per Arjen Robben. Su tutti questi nomi la tua. Beh, intanto parto dalla fine e dico che sono contento che Piero Torri sia tornato a scrivere di Roma, ecco. Anche magari casualmente, incidentalmente oppure temporalmente, però mi piace questa idea perché sì, comunque è uno dei numeri uno, insomma, dell'informazione sportiva della capitale sulla formazione giallorossa. Detto questo, mi ha sorpreso molto la situazione relativa a Marchigno, perché è un giocatore al quale tengo molto, un giocatore che farebbe molto comodo alla Roma, farebbe comodo a Zeman, perché in realtà compri Marchigno ma compri tre giocatori: uno che può fare l'esterno basso, uno che può fare l'interno di centrocampo e uno che può fare anche l'esterno alto, per cui Marchigno si è rivelato una pedina straordinaria. La Roma lo sapeva già che sarebbe costato 4,5 milioni il riscatto dalla Fluminense, per cui mi sembra una polemica strumentale. Ci aggiungo una battuta polemica io. Allora. Forse se fosse andato Sabatini in Sud America e non Baldini, questa situazione sarebbe stata risolta. Non puoi farla alle 7.57 però, perché qua dovremmo aprire una trasmissione calcista. E magari ci torniamo domani, però torniamo io avrei domani preferito che il direttore Sabatini fosse stato lì in Sud America a risolvere la questione Marchigno. E domani non... ricordami che dobbiamo tornare anche su Castan, perché tu ti ricordi, l'hai visto nella... Castan l'ho visto, mi piace il suo acquisto, il problema di Castan è che andrebbe a riempire la casella di extracomunitari insieme a Dodò, ed è la ragione per la quale la Roma deve acquistare Marchigno entro il 30 giugno, altrimenti ritorna ad essere extracomunitaria, quindi sono troppi. Mi sorprende l'evoluzione per Gago. Mm-hmm. Eravamo tutti convinti che la Roma avesse abbandonato Gago a malincuore, ripeto, perché comunque è un nome importante, è sì, un giocatore che ha esperienza, magari non ha il passo per Zeman, ma magari può diventare un giocatore importante per Zeman. E quindi sapere che la Roma sta comunque trattando per Real Madrid, magari offrendo 3 milioni, insomma, mi fa piacere. Io continuo a non condividere la pista dentro, cioè alla fine la Roma ha riscattato Borini. Basta così, dici? Sì, a meno che non arrivi una grande offerta per Osvaldo, quindi i famosi 15-16 milioni per Osvaldo, e allora ci si può pensare a destro, perché lo sostituisce in questo modo. Io credo che l'attacco della Roma sia l'unico settore da non toccare tutta quanta la squadra. Su Marchigno intanto ricordiamo, si è sparsa anche la voce che ci sarebbe anche la Lazio sul giocatore, i biancocelesti starebbero monitorando la situazione in caso di intoppo tra la Roma e la Flu. Potrebbero inserirsi o vorrebbero inserirsi nella trattativa. Posso dire che non ci credo a questa evoluzione, proprio perché dipende anche dal giocatore, ovviamente, e dopo l'affetto che gli hanno dato i tifosi della Roma, dici, sì, in questi sei mesi Marchigno mai e poi mai andrebbe là. Grazie Carlo, sono le 7.59, l'appuntamento con te è per domani mattina sempre intorno alle 7.75, qualche istante prima sempre, e per commentare i fatti del giorno saremo alla vigilia poi di Italia-Germania, una partita che insomma fa salire la tensione a livelli, almeno quella calcistica, a livelli molto molto alti. Ti mando un abbraccio fortissimo, grazie, ti auguro te, una Flavio, buona giornata, un buon lavoro. Grazie a Carlo Lazzotti.